Sono un quarto alle 8, ho fatto la doccia, mi sto svegliando fuori e devo fare colazione che sarà abbastanza scarna perché mi mangio solo uno yogurt e un po' di succhetto. E oggi è lunedì e sarà come al solito un lunedì impegnativo. Detto questo, non penso neanche di farmi il caffè, adesso non ho. Un'arancia e non penso di farmi il caffè, il succhetto va più che bene. Comunque ieri penso di essermi bruciato la schiena con quel sole, perché adesso mi sento, cioè mi sono fatto la doccia, no? Quando ho tirato fuori il phon mi sono bruciato tutto, mi dà proprio fastidio anche adesso toccarmi. Infatti che la crema solare io non so neanche cosa sia, cioè la metto solo d'estate al mare, perché dico, al mare ci vuole. Se prendo il sole in giardino da me, non serve. Cioè, se vedo la spiaggia, penso sempre, oh, la cremina, altrimenti non associo prendere il sole in giardino o in montagna a bruciarmi per qualche ragione, che è sbagliato. Anche perché in montagna ti bruci molto più facilmente. Vabbè, bando alle ciance, ciancio alle bande. Adesso, come al solito, mi faccio un pochino di aggiornamenti YouTube, così per stare un po' in chilling. Mi godo questo quarto d'ora di libertà, 20 minuti, to, e poi vado al lavoro. La settimana lavorativa si va a lavoro e sti capelli. Cioè, ora sono a posto, solo che non sono per niente pettinati, quindi oggi saranno spaiati sicuramente. E niente, no, sono abbastanza felice, sono riuscito a dormire stanotte ben 7 orette e anche ieri non dormite, no, ieri non dormite tipo 8 e mezzo, quindi sono abbastanza riposato, non sono troppo stanco. Però, come sapete, lunedì è sempre un'incognita, quindi oggi chissà quanti video mi daranno, spero il meno possibile, cioè ormai non ho neanche più voglia di lavorare, rendiamoci conto. Saranno le solite 2 ore in servizio e poi basta. Se il lunedì non si vive. Sono proprio curioso di scoprire quanto durerò con sta vita. Vorrei tanto, anche perché questo è un lavoro che mi piace e soprattutto è un canale YouTube a cui sono molto affezionato da tanti tanti anni, quindi essere dietro le quinte mi fa più che piacere, ma devo anche poter vivere. Per il momento non ho altri impegni, diciamo, quindi top. Vedremo. Bene, ragazzi, sono arrivato e ci sentiamo dopo. 8:34, vado al lavoro. Finito il lavoro, adesso vediamo in diretta quanto devo lavorare tra poco. Perché come sapete il lunedì rimane sempre un punto di domanda dal punto di vista lavorativo per me almeno. Ora ci sono 29 gradi, si muore di caldo. Si muore di caldo! E almeno io ho questa agile. Oh signore! No, agile un cazzo! Io ho questa camicia color senape che mi dà un po' l'entusiasmo giusto per affrontare l'estate. Ok ragazzi, ho scaricato ora le clip e indicativamente e ho 6 minuti di video totale da editare e quindi un paio di ore abbondanti e noi iniziamo il timer adesso e iniziamo a lavorare. Comunque ragazzi, tra le mie mansioni è creare anche la copertina per questo canale YouTube e queste sono le varie opzioni. Come sempre c'è il nostro buon vecchio Elon Musk versione AI e adesso vediamo quale sceglieranno tra queste opzioni che ho fatto. Sono curioso. Allora ragazzi, sono le 9 spaccate e io non ce la faccio più, adesso devo mangiare e ho delle cose avanzate, in particolare il risotto alla zucca e spero che non sia di buon auspicio perché guardando il colore della camicia sto diventando anch'io di quel colore e non ce la faccio più. Ho quello, ho ancora un pochino di pane da finire, mi faccio anche un pochino di verdurine così da un po' placare gli animi. Ah, in tutto questo, oggi a pranzo
mangiato veramente da re. Siamo andati ovviamente al ristorante lì convenzionato e mi sono mangiato di primo della pasta alla matriciana, che stavolta era buona, cioè era, insomma, non era piccante, però non era malaccio. E di secondo era, cos'era, pure zucchine e della carne che non mi ricordo cos'era sinceramente. Aveva un buon sugo, poi ovviamente si fa scarpetta col pane, tutte queste cose, buonissimo. I programmi di stasera sono: adesso io mi rilasso un 2, mangio, tra un'oretta penso di uscire, farmi una passeggiata fino alle solite 11 e mezza, 11 e un quarto, torno qua, edito il video di stasera e poi vado a letto. E poi vado a letto. Quindi bando alle ciance, ciance bande, adesso mi butto sul cibo. Niente ragazzi, siamo usciti, come dicevo, passeggiata, sono le 10:14 e insomma adesso facciamo un pochino di esercizio fisico, quindi confido almeno in un'oretta di muovere un pochino le gambe. Così dopo arrivo abbastanza stanco a casa, posso editare il video di oggi e per mezzanotte come al solito sono a letto. Alla fine potevo anche evitare di portarmi la giacca perché c'è abbastanza caldino in tutto questo. Cioè vabbè, ora qua sul fiume c'è un po' di vento, però come temperatura siamo abbastanza... Ecco, appena detto, abbastanza al top. La passeggiata continua. Alla fine mi sono tolto la giacca, ce l'ho in vita perché sennò fa troppo caldo, non voglio, mamma mia, non voglio morire di sudore. Comunque, cioè, guarda, che capelli spettinati, cioè devo trovare il mio equilibrio. Devo prima o poi capire come cazzo tenermeli perché sono stufo, marcio. Queste sono sempre le mie passeggiatine serali. Un po' in tranquillità, mi ascolto due podcast, mi faccio quei 7-8 km e poi mi tocca editare questi cazzo di video per YouTube. Mamma mia, daily vlogger oramai, daily vlogger. Comunque stavo pensando che a me piacerebbe fare anche un video un po' informazione sul lavoro che faccio, ma anche in particolare magari si potrebbe aggiungere quanto guadagno. Per capire, cioè no, no, a me non mi frega un cazzo è quella, più perché visto che è un lavoro tecnico e tante persone si domandano magari in che direzione puntare la carriera e soprattutto anche quanto può essere remunerativa tale scelta, e, non so, potevo dare la mia esperienza anche avendo lavorato all'estero, essere tornato, insomma, tutti questi dati. Potrebbe essere interessante, secondo me. Ditemi cosa ne pensate, se vi piacerebbe questo tipo di conversazione. Tutto molto in chilling, ragazzi. Perché mi sono reso conto che c'è sempre questo tabù in Italia dei soldi, di cosa si guadagna, quanto si guadagna in base alla carriera, no? E a me sarebbe stato molto utile scoprirlo quando ancora studiavo all'università, in modo da indirizzare un percorso anche in base a delle prospettive e non insomma, al fumo, al vento, perché lì non capisci niente. Quindi ditemi se vi può piacere come tema andare nello specifico delle esperienze fatte, di come funziona un colloquio, di come passare i colloqui. Ovviamente la mia esperienza è la mia, cioè io non è che sono media di tutti gli ingegneri in Italia e io ho avuto esperienza diversa rispetto agli altri miei amici, ognuno fa i propri calcoli, le proprie considerazioni in base alle proprie esperienze e alle proprie ambizioni.